Quindi hai rottamato la cartella di pagamento dell'agenzia della riscossione ex Equitalia e non sei riuscito a pagarla. Ti sei reso conto che quando hai ricevuto il modulo di rottamazione con le 5 rate non ce la potevi fare. E allora cerchiamo di dare una risposta in questo video proprio a che cosa succede e cosa puoi fare in futuro se ti ritrovi in questa situazione. Bisogna innanzitutto però fare una piccola premessa. La rottamazione prevedeva l'incasso di circa 20 miliardi di euro e 9 miliardi di euro non sono stati incassati e da qui nasce, magari l'avrai sentito in questi giorni, l'esigenza di fare una manovra per recuperare questo gettito fiscale che in prospettiva lo Stato aveva preventivato di incassare e in realtà non si ritrova nelle tasche. Perché non si ritrova nelle tasche questi soldi? Beh, molto semplice, perché a volte la rottamazione in questo caso è stato un meccanismo per allungare il brodo di chi ha delle cartelle corpose, cioè invece di evitare attacchi sul conto corrente, pignoramenti e quant'altro, il contribuente ha deciso di rottamare con tutte le conseguenze che ne consegue dalla definizione agevolata dell'Agenzia di Entrata e Riscossione, pur di non vedere attacchi da parte dell'Agenzia di Entrata e Riscossione e quindi azioni successive alla cartella di pagamento e all'intimazione. In buona sostanza, uno andava, rottamava ed era tranquillo per un po' di tempo. Ecco, allora, quindi questa è una premessa dovuta per capire come questo strumento sia stato utilizzato ed è stato utile per chi aveva piccoli importi di cartelle, perché chi aveva una cartella da 50, 100.000, 60.000 euro gli veniva tolto il 20-30%, i restanti 30.000 euro su 50, ipotizziamo, iniziali dovevano essere rateizzati in 5 rate nel corso di un anno e mezzo, quindi una situazione quasi impossibile. Bene, allora, innanzitutto adesso rispondiamo ed entriamo nel merito di che cosa succede. L'invito chiaramente è quello di iscriverti a questo canale per rimanere aggiornato sull'evoluzione di questa vicenda in collegamento a quella che si sente chiamare pace fiscale o saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia. Quindi cosa succederà? Potrai rientrare nel saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia pur avendo mantenuto la rottamazione, pur avendo partecipato all'edizione agevolata. Insomma, lo vedremo sicuramente e ve lo racconterò in questo canale. Ora, hai rottamato e la definizione agevolata doveva consegnarti entro il 30 di giugno un responso, quindi un piano di dilazione per dei pagamenti. Questo piano non è stato rispettato e quindi se in precedenza quella cartella che hai deciso di rottamare era stata rateizzata, puoi continuare la rateizzazione. Se invece non era stata rateizzata, hai perso il beneficio di rateizzare fino a 120 rate accettando la rottamazione. Così come accettando la rottamazione hai praticamente tolto qualsiasi possibilità di ricorrere in giudizio accettando nel merito la cartella di pagamento, quindi non puoi opporti in tribunale. Queste sono le due conseguenze fondamentali. Non puoi più rateizzare, a meno che non l'avevi già fatto in precedenza di quella cartella, non puoi ricorrere più in tribunale, a meno che non eri già in giudizio in tribunale. Ecco, quindi l'invito è quello di iscriverti a questo canale per rimanere aggiornato sulle tematiche che ti ho appena accennato e se sei interessato a tutte le playlist di questo canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!